È bravissima Maria Grazia Plos, una che i complimenti non offendono, in cara creatura, tutto attaccato e con un accento particolare, lo struggente monologo scritto da Pino Roveredo sulla falsa riga di un suo romanzo, già andato in scena 10 anni fa diretto da Franco Però e che adesso torna in Sala Bartoli in una versione che vede regista lo stesso Roveredo. Il testo in realtà è un lungo atto di dolore, quello di una madre che riflette con toni ora amari, ora tragici, ora arrabbiati, ora rassegnati sulla vicenda che vede al centro il figlio, vicenda di droga, per nulla tipica purtroppo. E anche la storia di una madre coraggio che non si tira indietro di fronte ad una scelta inevitabile, ancorché più che dolorosa, denunciare il figlio per cercare di riconquistarlo. Ci riuscirà ad un prezzo alto, a costo di sacrificarne temporaneamente l'affetto. L'interpretazione della Plos è impeccabile, un tour de force di 75 minuti che la vede fra l'altro sempre seduta, costretta sotto certi versi a misurare i movimenti e che la obbliga ad esprimere le proprie emozioni soprattutto attraverso la voce, con risultati di eccezionale portata e di grande coinvolgimento soprattutto presso il pubblico più giovane. Accanto a lei, parzialmente nascosto dalla scenografia di Andrea Stanisci, Andrea Germani, anch'egli perfetto nel ruolo del figlio, che si ritaglia dunque uno spazio molto più definito rispetto alla versione precedente, che dunque consente un dialogo a tratti molto serrato fra madre e figlio, anch'esso cifra non indifferente di uno spettacolo che vede anche la partecipazione filmata di Riccardo Maranzana. Lo spettacolo, veramente da non perdere, resterà in scena fino a giovedì 30 marzo.